Ciao, sono Francesca. Ciao, sono Federica. Benvenuti, entrate pure. Francesca è una donna eclettica e solare che lavora nel settore agricolo, mentre Federica è un'architetta molto precisa e un po' introversa. Sono caratterialmente agli opposti e le lega non solo la città di origine, ma un'amicizia veramente di lunga data. Io e la Fede siamo nate e cresciute a Parma. Ci conosciamo, direi, dall'asilo, da sempre. Siamo legatissime. Dai, si conoscono dai tempi dell'asilo. Bello così. Migliori amiche. Ci sentiamo quotidianamente da una vita, nel senso che lei mi chiama tutte le mattine puntuale come un orologio alle 9. Ti do il buongiorno. Mi dai il buongiorno, esatto. Magari si sentiranno più dei mariti. Solo tu potevi fare questo esempio, Mariana, Quindi, finalmente, dopo tanti anni, facciamo una cosa insieme. Sì. E la nostra idea è quella di aprire una B&B a Parma. Ragazze, andiamo a Parma per la prima volta? Ah, io sì, non sono mai stata. Mai stata. Dovremmo pensare... Ma al solito dobbiamo innanzitutto studiare l'area geografica, le zone e poi i valori di mercato. Assolutamente. Abbiamo le idee abbastanza chiare su quello che stiamo cercando. Lei farà l'accoglienza e io mi occuperò di mettere i fiori in vaso. Ti va bene, eh? Secondo me due amiche ci sta per un B&B, no? Sì, quasi da film, direi. Oh sì. Per me è fondamentale avere Federica con me in questa avventura, soprattutto perché la Fede è un grande architetto. Sei un'amica. Gli architetti mi fanno sempre un po' di paura durante le visite. Eh sì, ragazze, attenzione ai dettagli. Da quando ci facciamo spaventare? Sentite almeno la richiesta prima. Quello che stiamo cercando è un appartamento di circa 150 metri quadri. Un taglio da 150 metri quadrati ci sta. Sì, minimo. Con due? Forse tre camere da letto e sarebbe ottimale che ognuna delle camere avesse un suo bagno privato. Poi ci sono solo due bagni che servono tre camere da letto. Va benissimo comunque. Vediamo. Basta che ci sia anche un bagno che serve gli ospiti, cioè anche una sola suite andrebbe bene. Ma come fai a offrire una casa con il bagno fuori dalle camere? È importante che ci sia un ampio living con cucina per poter far sì che gli ospiti possano fare la colazione. Se ci fosse poi anche una zona relax living separata dalla zona cucina, sarebbe anche meglio. Questo è addirittura sottointeso. Esatto, sì. Sarebbe ottimale trovare un immobile in centro storico a Parma. Beh, e se fosse anche in campagna? La valutiamo. Ok. Ida propone un appartamento su due livelli. Al piano superiore, la zona living e un cucinotto. Al piano inferiore, due camere da letto, due bagni, uno studio, una lavanderia e un patio. Accomodatevi! Ma che cos'è? Sembra un loft, open space, laboratorio. Non si capisce. Io nell'ottica di quello che deve essere un B&B ho pensato, secondo me il segreto vincente è offrire un prodotto differente. Okay. E secondo me questa casa qui ha tutte le caratteristiche per... Sicuramente un ambiente unconventional. Non so se incontrerà il gusto loro, eh? E io vi invito a farvi una passeggiatina anche al piano di sopra, lì. Perché quella potrebbe essere un angolo lettura, prendere una tisana, un tè. La chiamerei sì. Seconda zona living dislivellata. Sì. Prego, fatevi questo piccolo giro. Beh, bello, luminoso. Non oso immaginare il caldo che possa fare lì. Ah, questo vorrebbe essere una specie di terrazzino. Esatto. Mettete un bel telescopio lì. Chi ti fa vedere le stelle a Parma? Solo da Francesca e Federica. Ma come se le vede? Federica, ti vedo pensierosa, mi devo preoccupare. No, no, sto guardando perché mi stavo chiedendo quando era stata fatta la ristrutturazione. La signora ha fatto questa ristrutturazione alla fine degli anni 90. Ok.
problema qui è capire il discorso di questa copertura, se effettivamente tiene o meno caldo e freddo. Sì, sì. È importante, sì, è da valutare. Da valutare. Questa zona, io l'avevo pensata così, questa poteva essere l'area colazione. Mm-hmm. Ida, non è che l'hai pensata? È così. E infatti proprio lì c'è il cucinotto. Piccolino, utile per quello che ci si deve fare, cioè scaldarsi qualcosa, eccetera. Mm-hmm. Anche perché noi ci immaginiamo degli ospiti che godono delle bontà di Parma. Federica, non ti vedo convinta, però io nasco per gli aperitivi. Ah, tu stai già lavorando. Sta già. Secondo me Federica sta analizzando le criticità. È una cosa un po' particolare, per cui sto pensando se funziona. Apprezzo sempre le case mosse, esatto. Nel senso che non è una casa piatta, è una casa con dei gradini, con tutte quelle belle barriere architettoniche che vengono sempre sconsigliate.